I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TIC 1000 ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori TIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000, a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio, il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio non adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Allora, con questo webinar parleremo dell'evento clou che ormai è alle porte. L'arrivo dell'ESMA, quindi delle disposizioni ESMA che partiranno ufficialmente il 1° di agosto, però in TIC 1000 abbiamo deciso di anticiparle al 21 di luglio. Come broker noi abbiamo inviato diverse email ai nostri clienti per avvisare di questo cambiamento, anche perché queste nuove disposizioni avrà un impatto anche sulle posizioni in essere. Che cosa cambia sostanzialmente? Sicuramente il cambiamento, diciamo, maggiore è sulla leva. Infatti avremo la leva 30 sulle major, sulle valute non principali leva 1 a 20, sulle commodities, quindi escluse il gold, leva 10, sulle obbligazioni, perché noi non abbiamo azioni in CFD, la leva sarà fino a 5, sulle criptovalute fino a 2. Nella slide successiva andremo a vedere poi quali sono le coppie che sono considerate major e quali invece no. Allora, forse magari si vede meglio da questa tabella. Quali sono considerate le valute major? Sono considerate quelle dove abbiamo un incrocio di due delle seguenti valute, quindi tra dollaro, euro, yen, sterlina, dollaro canadese e franco svizzero. Quindi tutte le altre valute che non hanno queste valute o al numeratore o al denominatore non sono considerate dall'ESMA valute principali e quindi avranno una leva inferiore. Ad esempio su CAD-CHF avremo leva 1 a 30, così come su Euro-Yen, su GBP-Yen 1 a 30, quindi anche se sono dei cross, comunque queste vengono considerate come major nel Forex e quindi avranno una leva fino a 30. Le non major, quindi fare molta attenzione soprattutto sul dollaro australiano USD, perché comunque nonostante la AUD/USD sia considerata nel gergo comunque tecnico una major, in realtà non è una valuta principale e quindi avrà la leva fino a 1,20. Stessa cosa poi ovviamente per altre valute che qui entriamo già più nell'esotico, come può essere EuroTrai, che comunque so che è molto negoziato come cross, avrà una anche qui avremo una valuta, scusate, una leva fino a 20. Mentre sugli indici, quali sono considerati gli indici che avranno una leva fino a 20? Abbiamo il DAX, tutti ovviamente gli indici americani, l'Eurostoxx 50, anche quello poi inglese e francese, e in questa categoria rientra anche il gold, quindi l'oro. Nella categoria invece di fino a un massimo di leva 10 rientra il FTSE MIB Italia, quindi è stato declassato come indice non principale, e anche il gold, scusate, anche il petrolio e il silver, quindi l'argento, avranno leva fino a 1,10. Adesso vi parlo brevemente secondo me, del dubbio che assale di più i trader prima dell'entrata in vigore dell'ESMA, che si basa sullo stop out, sulla nuova regola dello stop out. In sostanza, per farla molto, molto semplice, dallo stop out che avevamo prima del 30%, semplicemente lo stop out passa al 50%. Quindi,
dobbiamo prima avere la margin call, il richiamo di margine, quindi che il margin call in Tickmill, ma anche con altri broker, è del 100% del margine. Quindi, ad esempio, se è su un lotto il vostro margine con la nuova leva 30 sarà di 3.333 euro, la chiusura della posizione avverrà quando il vostro saldo, quindi se avete magari, non so, 5.000 euro sul conto, il vostro saldo deve arrivare a 1.666 euro per la chiusura in stop out. Quindi non viene fatta sulla singola posizione il controllo del margine, ma ovviamente sull'intera marginazione che il conto vi prende, e da lì viene calcolato poi lo stop out. Quindi un esempio: sul lotto di euro-dollaro vi margina 3.333 euro, con un saldo di 5.000 euro sul conto dovete arrivare a un saldo di 1.666, che quindi corrisponde al 50% del margine richiesto per avere lo stop out. Direi che quindi, dal punto di vista di questa regola, comunque non c'è un grosso cambiamento rispetto a quello che erano le precedenti regole di stop out. Perché l'ESMA fa questo? Molti ovviamente non saranno d'accordo con queste nuove disposizioni, che per molti le trovano limitanti, però l'ESMA l'ha fatto perché, da una statistica che hanno fatto i vari enti regolatori, quindi Consob, FCA UK, i vari enti regolatori della Francia, della Spagna, tutti hanno constatato che la stragrande maggioranza dei trader perde sul lungo periodo sul Forex, quindi da una percentuale che va dal 74 all'85%, regolarmente perdono soldi sul mercato dei CFD. Il maggior problema di questa perdita è sicuramente la leva, e loro, tra l'altro, e queste informazioni poi sono disponibili anche nei lavori che ha fatto direttamente l'ESMA per giustificare queste disposizioni, hanno visto che il maggior nemico di queste perdite è l'uso smoderato della leva, e hanno fatto anche dei grafici, come ad esempio questo che vediamo sulla slide, dove all'aumentare ovviamente della leva aumenta anche il rischio, e questo sembra banale, ma la possibilità di ricevere uno stop out è molto più alta con una leva esagerata, e quindi magari una posizione che con una leva bassa vi richiede anche un'apertura di diversi giorni, quindi anche la possibilità di vivere diverse situazioni di mercato. Con una leva alta invece non avete il tempo dalla vostra parte, quindi molte posizioni vengono chiuse in automatico proprio per l'uso smoderato della leva. Si può essere d'accordo o meno con ovviamente le disposizioni dell'ESMA, ma fatto sta che comunque partiranno in Tickmill 21 su altri broker, so che comunque partiranno il 1° agosto. Come evitare l'abbassamento della leva? Con Tickmill l'unico modo per evitare questo abbassamento della leva è inviare la richiesta come cliente professionale. Adesso vi faccio vedere come si fa. Dal nostro sito, bisogna collegarsi alla propria area clienti, quindi Tickmill Regno Unito. Da qui puoi entrare nella propria area clienti e appare un pop-up, dove vi chiede che, se nel caso vogliate mantenere la leva, di cliccare sul pop-up. Lo mettiamo in italiano. Qui vi spiega un po' tutti quali sono i pro e i contro di diventare cliente professionale. Comunque, a livello operativo non cambia sostanzialmente nulla, perché comunque i clienti professionali avranno comunque anche la protezione del saldo negativo. E quindi poi ci sono tre domande da compilare. La prima è: il numero medio di operazioni significative effettuate per trimestre durante l'ultimo anno è stato superiore a 10, sì o no? Per operazione significativa si intende scambiare almeno un mini lotto, quindi 10 operazioni corrispondono a 4 lotti.
Poi vi si chiede se il valore attuale del proprio portafoglio in investimenti, quindi non il saldo sul conto trading, ma diciamo, il portafoglio di investimenti che avete in valori immobiliari e non l'importante è che non sia considerata nei valori immobiliari anche la prima casa. Comunque, se avete un portafoglio di investimenti maggiore o uguale a mezzo milione di euro, allora in questo caso potete inserire il sì. Terza domanda è: hai lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiedeva la conoscenza di prodotti finanziari in leva? Anche qui sì o no? Questo, una volta compilato il modulo, queste informazioni vengono trattate internamente con ITICMIL dalla nostra compliance, quindi non vengono trattate con terzi, quindi non chiamiamo i datori di lavoro o quant'altro, assolutamente no. Viene fatta comunque una ricerca interna da parte di ITICMIL e nel caso si possono anche poi chiedere eventuali prove a sostegno di quanto dichiarato. Allora, questo è diciamo, il discorso sull'ESMA. Se avete delle domande, magari potete approfittarne adesso prima di passare la parola ad Alessandro, altrimenti passiamo avanti e entriamo nel vivo della situazione. Tu Alessandro, sei pronto? Sì, eccomi. Allora puoi prenderti lo schermo così possiamo parlare della strategia. Vedi se riesci, devo passartelo io, non mi ricordo mai. Mi sa che devi essere tu. Ok, prova adesso. Non Io mi intanto permette rispondo alla domanda. Che cosa ti dice? di condividere lo schermo. Allora, aspetta. Prova adesso. Comunque sì, Ok. Giuseppe, puoi fare la domanda sull'ESMA, così adesso risolviamo anche il problema tecnico. Allora, i trader comunque potranno usufruire della leva perché sarà fino a un massimo di 30. Tenete conto che se prima per una posizione di a 500 è vero vi chiedevano 200 euro di margine su un lotto, adesso non ve ne richiedono 3.333. Però sfido chiunque, magari con un conto da 1.000 euro ad aprire una posizione di un lotto di euro-dollaro e avere un margine solo di 100 pips. 100 pips l'euro-dollaro li fa in una giornata, quindi non c'è molto margine. Mentre con quelle stesse 1.000 euro adesso si possono aprire un massimo di 3 mini lotti e quindi la situazione sicuramente cambia anche dal punto di vista della marginazione in pips, perché con 3 mini lotti su euro-dollaro avete diciamo un margine di circa 300 pips, quindi si riesce anche secondo me a lavorare meglio. Poi ovviamente dipende anche dall'operatività, sicuramente le operatività in griglia sono sicuramente, diciamo, svantaggiate da questo punto di vista. Tu Alessandro, non riesci? No, attualmente no, non mi dà la disponibilità. Purtroppo non mi segnala appunto la disponibilità di mostrare lo schermo. Vedi adesso? Adesso dovrebbe essere. Ok, dovrei essere. Problema Sì, Giuseppe, tecnico. quello è un requisito. Intanto io sto rispondendo alle domande sull'ESMA. Sì, Giuseppe, è un requisito valido, quindi puoi fare la domanda. E il conto alle Seychelles non è disponibile perché noi non accettiamo, anche se noi abbiamo la regolamentazione extraeuropea, il problema è che un broker come ITICMIL, che ha regolamentazione FCA UK, rischierebbe di perderla questa regolamentazione, è ovvio. Ovviamente riceverà anche delle multe molto salate nel caso
portassimo a bordo dei clienti europei sotto regolamentazione extraeuropea, perché sarebbe una palese violazione delle disposizioni. Quindi noi tendiamo a rispettare le regole e non si può fare assolutamente. Sì, si soffre Filippo sul money management, sicuramente sì, però comunque io come ho detto sempre, vedo in TIC 1000 i trader più profittevoli non vanno oltre leva 10. Noi abbiamo fatto anche uno studio che adesso non ho qui, però abbiamo portato anche uno studio all'Expo di Francoforte, dove abbiamo dimostrato oggettivamente che i trader più profittevoli non vanno oltre leva 1 a 10. Poi ragazzi, se l'ESMA ci dice che dal 74% all'89% dei clienti perde i soldi sul trading, un problema sicuramente ci sarà di fondo, perché altrimenti la questione non. Sicuramente anche magari su altri strumenti abbiamo questi numeri, sugli ETF, i future sicuramente sì, però comunque l'ESMA vuole tutelare i piccoli risparmiatori e cercare di. Anche di ridimensionare un po' la nostra industria del Forex, perché ci sono davvero troppi competitor, anzi chiamarli competitor anche troppo, comunque dei broker che puntano molto sui facili guadagni, quindi ad illudere i vari clienti e gli sprovveduti sicuramente, e quindi da quel punto di vista ben venga una selezione naturale dei vari broker. Allora, scusa Alessandro, ti ho rubato già troppo Sì, tempo, nessun possiamo problema. partire con la tua strategia. Io comunque ti leggo le domande, se poi dovessero essere pertinenti comunque a quello che stai spiegando, ti interrompo Perfetto. e poi riprendi. Ok. Perfetto. Grazie Giuseppe per la parola. Un saluto a tutti quanti i partecipanti. In questo webinar vi mostreremo, io e il mio team, strategie di breakout con il Fractal Channel e il Vortex. In questo webinar, appunto, vedremo il punto d'ingresso migliore per entrare a mercato usando sia i Fractal, che non so se già adesso conoscete, ma vedremo in questo momento, e il suo canale, quindi il canale dei Frattali. Tutto questo sarà abbinato anche grazie al Vortex Indicator per capire appunto le fasi di trend e quando riuscire ad entrare nel momento migliore nel mercato. Come vi dicevo, appunto. I frattali sono stati ideati dal famoso Bill Williams, chi lo conosce magari per l'Alligator o per l'Awesome Oscillator, è molto comunque presente sulla MetaTrader 4. Tornando ai frattali, è sostanzialmente un pattern formato da 5 candele, appunto dove le prime 3 candele denotano un trend rialzista, dove è la quarta e la quinta un ritracciamento leggero del prezzo. In questo caso il frattale si formerà sul punto più alto, nel massimo o nel caso del fractal down, nel minimo, che solitamente, anzi per definizione, si trova sempre alla terza candela. Grazie ai frattali possiamo avere dei livelli di supporto e resistenza dinamici, appunto, quindi noi usiamo i frattali per avere dei supporti e delle resistenze su livelli di prezzo, basandoci però nel momento in cui noi vediamo i frattali, quindi il passato dei prezzi non ci interessa, ci focalizziamo quindi sugli ultimi due fractals, il fractal up e il fractal down. Il Fractal Up appunto rappresenta in questo caso un livello di supporto. Come dicevo prima, è un livello dinamico, appunto, perché in un certo momento, in quel caso, può essere un supporto, una resistenza, il frattale. Ovviamente, più avanti si va nel tempo, più i movimenti di prezzi si muovono, i frattali si muovono viceversa in questo caso. Il livello del Fractal Down lo possiamo vedere per chi non lo conosce. Questa è la formazione classica del Fractal Down. Quindi noi abbiamo il pattern formato da 5 candele. A noi interessa la terza, questa che vedete appunto sotto la terza, vedete il punto di minimo, ci interessa che sia più basso dei due minimi precedenti. Non ci interessa a noi vedere come si comportava per esempio l'euro-dollaro piuttosto che l'USD-Yen in quella fase, in quel momento. Ci interessa appunto vedere che effettivamente noi abbiamo il punto di minimo, si formerà solo esclusivamente, però questa è una cosa molto importante da fare attenzione, all'apertura della quinta candela. Adesso noi successivamente vedremo appunto come poter operare e non farsi tradire dai falsi segnali.
Tornando adesso quindi diciamo al nocciolo del nostro webinar, parliamo del canale dei frattali. Come dicevamo, appunto, ci sono falsi segnali usando solo i frattali. Risulta leggermente impreciso poiché appunto la formazione del frattale non si ha alla chiusura della quinta candela, ma bensì all'apertura della quinta candela. Quindi se ci fosse un movimento piuttosto veloce dei prezzi o improvviso, ovviamente quel frattale non sarebbe più valido. Quindi per ovviare a questo problema è stato sviluppato il Fractal Channel, che non è nient'altro che cerca e riesce a risolvere questo inconveniente e rende la lettura del grafico più semplice. Perché? Perché in quanto va ad evidenziare i minimi e i massimi, quindi i nostri supporti e resistenze, con una linea orizzontale. Quello che noi faremo infatti in questo webinar, velocemente, vi faremo vedere come intervenire quando questi minimi e massimi vengono rotti. Questo appunto, questa strategia porta il trader a operare sui livelli di breakout, cioè quando ovviamente il livello viene rotto in alto o verso l'alto o verso il basso. Niente vieta ovviamente al trader di operare all'interno del canale, cosa che adesso vedremo. Si consiglia di abbinare la Fractal Channel con un indicatore di momentum, come può essere l'RSI o il CCI, ma in questo webinar specifico lo abbineremo con l'indicatore Vortex. Il Vortex è stato creato, dimmi. Scusa, scusa Alessandro se ti interrompo. Prego. Quanti in chat conoscono comunque i frattali? Conoscono già come funziona? Quindi tu, Alessandro, hai detto che siccome i fractal fanno repaint, sembra di capire, Sì, esatto. si usa questo canale dei frattali pronto per determinare dei supporti dinamici o delle resistenze dinamiche, dove puoi andare a operare in breakout alla rottura di una resistenza o di un supporto Esatto. indicato in modo oggettivo dal fractal. E da qui poi tu ti aiuterai con il Vortex, giusto? Esatto. Ok, in chat mi dicono che comunque già le utilizzano. Personalmente li utilizzo anch'io molto, i fractal mi piacciono molto come Sì, indicatori diciamo e che ultimamente sono trovo molto di molto. moda, comunque molti trader si trovano abbastanza bene, però ovviamente come tu ben sai anche gli altri trader che stanno partecipando, chi ci vedrà, sa che effettivamente bisogna attendere spesso e volentieri, per essere più tranquilli e non troppo aggressivi, che si formi comunque, che si chiuda la quinta candela. Quindi magari un trader troppo aggressivo potrebbe già entrare alla rottura all'inizio della quinta candela, e in realtà un trader dovrebbe aspettare appunto che effettivamente la quinta candela venga chiusa. Quello che Venga appunto chiusa in modo noi. tale che quel frattale da lì non si sposta più e quindi Esatto. non crea quelle illusioni ottiche che magari in discrezionale uno non ci fa caso e quindi poi magari prende soltanto appunto falsi segnali. Ok, scusami se ti ho interrotto, ma volevo vedere un po' in chat se tutti conoscevano i fractal, poi ci sono delle domande sul time frame orario, se lo utilizzi su un time frame particolare, però quello poi magari ce lo fai vedere dopo, quindi magari adesso spiega il vortex e poi entriamo nel vivo della strategia. Ok, perfetto. Allora, come dicevo, appunto, il Vortex Indicator è un oscillatore che è essenzialmente composto da due linee. Solitamente si tende a mettere le linee dello stesso colore con cui si va a mettere poi a impostare sulla piattaforma anche il canale dei frattali. Il Vortex Indicator viene utilizzato per individuare delle inversioni di trend, ma anche per confermare dei trend in atto. Questo appunto perché? Perché magari un trader decide di entrare a mercato sulla rottura di un supporto resistenza, però ovviamente il Vortex quello che fa è cercare di aiutare a capire quale sia il trend in atto o se è possibile che vi sia un'inversione. Il consiglio che si usa spesso per utilizzare questo indicatore è quello di non essere troppo aggressivi con i periodi. Adesso vedremo anche per chi magari è più ferrato, diciamo, dal punto di vista degli indicatori e un trader più avanzato, può trovare anche la formulazione matematica appunto del Vortex Indicator. Però adesso passerei già direttamente a vedere sul grafico effettivamente quello di cui stiamo parlando.
Sì. E questa strategia ovviamente va bene per i cross più liquidi, ovviamente va benissimo con lo yen, va benissimo anche con indici come possono essere lo Standard & Poor's, va bene con l'oro, ovviamente sempre legato alla stagionalità e alla ciclicità dell'andamento. Ovviamente per aggiungere, per chi non lo sa fare, per aggiungere i fractal basta andare sulla MetaTrader di Williams e aggiungere i frattali. Ovviamente in questo caso li lasciamo di questo colore e come si vede si formano queste specie di frecce che possono essere considerati a tutti gli effetti i nostri supporti e resistenze. Ovviamente se noi andiamo a prendere per esempio questo punto possiamo capire perfettamente che abbiamo la nostra resistenza e il nostro supporto. Quello che possiamo fare invece usando il Fractal Channel che si può semplicemente aggiungere il Fractal Channel noi lo forniamo a tutti i clienti comunque che chiedono, tutti i trader che ce lo chiedono appunto di poter utilizzare questo indicatore perché di base non è sulla MetaTrader 4, idem come anche il Vortex Indicator. In questo caso appunto il Vortex Indicator qui dal valore si decide l'input che si vuole dare, 14 per i più aggressivi, però in questo caso magari vediamo anche 100 per essere più blandi e meno aggressivi possibili. Soprattutto perché parliamo di una strategia di breakout, quindi diciamo non attendista, però comunque di essere sicuri di poter entrare in certi momenti nel mercato. Come potete vedere dal grafico, quindi essenzialmente si sono formati dei canali, appunto come dicevo prima, vedete che sono dinamici questi supporti e queste resistenze. In questo caso siamo sull'USD/Yen a 4 ore. Tornando al discorso del time frame, dipende sempre lì, Giuseppe, dalla tipologia dell'avversione a rischio dal cliente. Ovviamente l'indicazione sarebbe quello di partire da un time frame più alto, quindi dal giornaliero alle 4 ore, ma funziona benissimo anche con un'ora e arrivare anche fino a 15 minuti. Ovviamente niente vieta, come dicevo prima, al trader di poter essere più aggressivo, ovviamente. Bisogna partire, questo nostro consiglio, sempre da un time frame più alto per vedere appunto la solidità della strategia, per poi man mano scendere. E sotto appunto qui possiamo vedere il Vortex Indicator che ha formato due linee, appunto la linea blu e la linea rossa, in questo caso sono state abbinate insieme con il canale dei frattali. In questo caso potete vedere che la linea blu in questo caso denota che siamo in una fase rialzista. E infatti potete vedere che solo nei casi in cui si incrocia il trend potrebbe cambiare. Noi lo vediamo qui, per esempio, il 26 di giugno stava per incrociare la linea ribassista del Vortex, che indicava appunto che si era nel trend ribassista, ma in realtà poi il trend sull'SDN è continuato a rimanere rialzista. La strategia di breakout abbinata tra Vortex e Fractal sostanzialmente diciamo che vieta, tra virgolette, il trader ad accettare di entrare, per esempio in questo caso, short. Perché? Perché se io so che in questo caso con un valore a 100 periodi del Vortex, che in questo momento il trend è rialzista, non accetterò mai in questo caso di andare short. Quindi aspetto che vi sia, come tornando ai frattali, aspetto che vi sia una rottura della parte superiore. Ovviamente cambiando il time frame potrebbe cambiare completamente, come potete capire, può cambiare completamente lo scenario. Per esempio, qui a 15 minuti si sta denotando comunque c'è un incrocio nel vortex tra la linea rossa e la linea blu, quindi vuol dire che in questo caso, nel brevissimo periodo, quindi 15 minuti, si potrebbe entrare in una fase ribassista. Quindi come si comporterebbe il trader in questo caso? In questo caso, se questa parte inferiore del frattale, che in questo caso, come dicevamo prima, Giuseppe, vedi, come dicevi tu, adesso ormai è definito questo frattale perché comunque vi sono già quattro candele dopo la formazione del frattale, quindi questo ormai diventa a tutti gli effetti il nostro supporto di prezzo. Quindi se e solo se con questa strategia il livello di prezzo viene sfondato verso il basso, lì deciderò di entrare al mercato short. Ovviamente poi bisogna fare i calcoli, soprattutto penso che molti si chiederanno dove inserire lo stop loss e dove inserire il take profit. Secondo questa. Alessandro, visto che Dimmi. siamo comunque proprio adesso in live,
magari appunto c'è questo segnale, puoi anche inserirlo l'ordine, visto che comunque è un conto demo, così magari ci spieghi bene come funziona e vediamo come va, senza poi ovviamente avere nessuna pretesa, ma giusto per far capire. Quindi adesso c'è questo incrocio e si può provare a entrare alla rottura di questo primo fractal down, giusto? Esatto, però se si volesse comunque, cioè la strategia, diciamo, per essere più diciamo attendista, vorrebbe che questo livello, questo il canale rosso, per esempio, quindi questo è il nostro supporto fosse rotto. Ovviamente bisogna considerare che comunque il vortex, come ha molti indicatori, non è perfetto purtroppo al 100%, è leggermente ritardato il movimento che si ha dal punto di vista visivo. Se io adesso Ah, quindi andassi tu aspetti comunque. prima la rottura del supporto, giusto? E poi Esatto, entri. io adesso potrei andare a vedere adesso se magari anche su altri pattern possiamo vedere magari euro-yen. Ok, per esempio qui abbiamo su 4 ore un segnale che è abbastanza importante. Non so se si vede bene, qui il 9 luglio, quindi parliamo di 9 giorni fa, inizio mese, noi vediamo che si incrociano, il vortex si incrocia verso l'alto, nella fase rialzista. Io qui ovviamente da trader non entrerei al mercato, perché non posso prenderlo come segnale. Usando questa strategia di breakout, aspetto la rottura della parte superiore del Flutter Channel, dove avviene in questo caso. Quindi io ho avuto l'incrocio, in questo caso, delle due linee rialzista e ribassista verso l'alto. In più, il segnale più importante che io ricevo è che questo livello di prezzo è stato rotto. Quindi io cosa farò? Ovviamente il trader più aggressivo entrerà già subito appena il livello viene aperto. Il trader magari più tranquillo, diciamo più blando, aspetta che vi sia un'altra candela di conferma, perché ovviamente spesso e volentieri vi è un piccolo ritracciamento sul livello di prezzo appena rotto. Ah, Però in questo caso, come puoi vedere, a 4 ore, in questo caso stiamo parlando comunque di un bel po' di pip, quindi sono ok. Cioè, quindi 210 allora pip quasi. ci sono due modi per entrare, diciamo, qui per sfruttare questo breakout. Uno è quello più aggressivo, cioè vedi l'incrocio e piazzi un ordine su quel fractal up. L'altro è Esatto. aspettare che la candela chiuda. Quindi sopra quel livello e poi piazzi un pendente oppure entri a mercato direttamente. Lì dipende sempre comunque da come si decide operare, perché poi comunque lì si entra nella strategia di money management, appunto come ti dicevo, per quanto riguarda sia i stop loss e i take profit. L'ideale sarebbe quello di seguire il movimento. Ovvio, un cliente, magari un trader, non può giustamente passare tutta la giornata ad aspettare che vi siano segnali operativi su tutti i cross. Si può anche tranquillamente magari posizionarsi a un livello di prezzo leggermente più alto del livello di prezzo appena rotto, quindi ovviamente si alza magari un pochettino con un ordine pendente e niente potrebbe evitare in questo caso di andare comunque in buy con un ordine pendente. Però come vedi in questo caso, per esempio, chi fosse entrato a questo livello di prezzo o piuttosto anche alla rottura, a questa rottura, per esempio questa rottura qui del Fractal Channel, noi non abbiamo in questo caso una corrispondenza paritetica dell'incrocio tra la linea rossa Forte. e la linea blu. Quindi diciamo che la combo dell'indicatore comunque del momentum è appunto del fractal channel. Per esempio, se dovessimo andare anche su un altro cross, andiamo ovviamente sull'euro USD, possiamo andare a vedere che quando vi è la rottura, magari andiamo sull'orario. Ecco, per esempio, in questo caso, usando il fractal channel, diciamo che qui, in questo caso, non abbiamo ancora l'incrocio tra il vortex. Ovviamente questa è solo una conferma, dipende sempre, come ti dicevo io prima, dall'aggressività del trader, cosa che È lì invece è quello un buon molto. segnale. In questo Lì, caso infatti, consiglio il bassista. in questo caso la rottura, diciamo che è abbastanza ben definita. Adesso mi soffermerei giusto un attimo sul discorso di dove inserire gli stop loss, cioè nel senso come posso aspettarmi, dove posso aspettarmi che vada giù al ribasso. Allora, si possono usare due strategie. Allora, intanto, una volta formato il frattale superiore e il frattale inferiore, quindi in questo caso il frattale inferiore mi dà alla sua rottura l'indicazione al ribasso del prezzo che si è avuta leggermente prima qui con il vortex. Diciamo che la perdita che io sono disposto ad accettare dovrebbe essere posizionata tecnicamente sul livello del frattale, quindi il massimo relativo che si è avuto prima.
Diciamo che è leggermente fallace questa strategia per quanto riguarda le possibilità di take profit, cioè nel senso io potrei posizionarmi con un take profit magari a livello di un frattale precedente, però mi potrei aver perso poi magari tutto questo profitto potenziale in questo caso. Quindi o si decide magari di inserire un trailing stop piuttosto che usando magari un ATR, quindi un indicatore che ci indica la volatilità che si ha dentro comunque alla patch, cioè, scusa, al cambio valutario in quel caso allo strumento. Quindi se per esempio l'ATR mi dice che la volatilità oraria sull'euro-dollaro è di 20 pip, il mio stop loss io lo modificherò di 20 pip in avanti ogni volta che lui appunto farà 20 pip a mio favore. Col trailing stop, ovviamente, lì anche si può fare lo stesso discorso, lasciar correre il movimento in discesa in questo caso per cercare di prendere più possibile, come tu puoi vedere anche questa fase ribassista che si è avuto l'euro-dollaro, questa rottura che si è avuta di questo canale il 17, quindi ieri alle 2, ha dato via a una fase molto importante ribassista. Ovviamente poi lì il trader deve decidere se lasciar correre l'operazione o se gli basta solamente, una volta guardato anche l'ATR, quindi la volatilità che si ha sullo strumento, può decidere semplicemente di prendere il suo stop loss, in questo caso, e Puoi mettere portarlo un all'ingresso. ATR sul grafico? Riesci a mettere un ATR così vediamo un attimo. Allora, un attimo solo. Allora, ATR. Questo è 14 periodi, ok. Ok, quindi se noi per esempio Adesso andiamo su 16 pips questo, adesso. se noi andassimo qua per esempio, quindi il momento in cui ha rotto il fractal al ribasso, in questo caso l'ATR appunto vedi che era 114, quindi sono 11 pip, 12 pip, la volatilità a un'ora ovviamente sull'euro dollaro è molto bassa, però teoricamente se io volessi seguire il mio stop loss secondo l'ATR, capendo qual è la volatilità che si ha sull'euro dollaro in quel caso, mi vado a posizionare uno stop loss, comunque ho sposto io fisicamente, diciamo, senza trailing sposto il mio stop loss, o comunque la prima cosa da fare in questo caso è, giustamente, appena comunque viene a fase a ribasso, prendere, come dicevo prima, lo stop loss e posizionarlo a livello di entrata. Comunque così io mi sono tolto cioè, il mio rischio dal mercato, ovviamente non vi è più una volta che metto lo stop loss a livello di entrata. Ovviamente poi lì dipende il take profit piuttosto che la decisione se chiudere o meno la posizione, lì dipende poi sempre dal trader, perché appunto qui vediamo di nuovo una rottura del canale e da qui, da questa rottura che si è avuta stamattina, l'euro dollaro è sceso di altri ben 45 pip. Io entrando qua a questo livello di prezzo sarei ancora in profitto, se tu vedi. In questo caso, Ma cosa Alessandro, in base prego. alla tua esperienza, è consigliabile magari negoziare, quindi prendere soltanto i primi incroci o anche quelli che poi le altre rotture dei fractal? Nell'esempio di adesso che ci hai fatto vedere, no? Ovviamente il primo incrocio, la prima entrata è fantastica, è quella che ovviamente ci avrebbe dato il maggior gain. Nel secondo, io comunque già arrivo da una discesa importante. Ovviamente adesso in quel caso ha fatto altri 45 pips, ma non va sempre così. Comunque magari Certo. può fare anche una fase di ritracciamento. Basandoti sulla tua esperienza e quindi su quello, visto che comunque utilizzi questa strategia, è meglio dal punto di vista dare un altro filtro, cioè fare solo i primi incroci o comunque non fregarsene un po' degli incroci e fare Guarda, ogni entrata certo. finché c'è la tendenza sul vortex. Esatto, cioè il discorso comunque diciamo che è un mix di quello che hai appena detto, cioè nel senso non bisogna basarsi solo esclusivamente sull'incrocio, perché ovviamente il trader se no passerebbe tutta la sua giornata davanti al PC a aspettare che vi sia un incrocio tra queste due linee. Ovviamente quello che almeno noi facciamo e consigliamo con questa strategia è di non accettare, per esempio in questo caso, almeno usando la strategia sempre dei fractal, in questo caso è anche il canale del Vortex, non accettare in questo caso il sell,
in questo caso perché abbiamo noi ancora il vortex, sì, si sta, sembra che sta per incrociarsi, però comunque la linea rossa, quindi diciamo il trend di fondo, in questo caso addirittura è anche più alto perché è 100 periodi, diciamo che spesso e volentieri molti lo usano a periodi molto bassi, dai 14 fino ai 40, però con 100 diciamo si hanno una foto migliore, una panoramica migliore. In questo caso, se io dovessi operare sull'euro-dollaro a un'ora, io non accetterei mai di entrare in buy. Ovviamente perché? Perché appunto sia il vortex mi dà appunto il segnale che siamo ancora in un trend fortemente ribassista a un'ora, e quindi in questo caso sarebbe molto rischioso. Ovviamente quello che consigliamo noi è, visto che è una strategia che si può usare su tutte le coppie valutarie, maggiormente come dicevo prima sullo yen, ma anche sulle major. Funziona benissimo, funziona bene anche sullo Standard & Poor's, anche sul FTSE MIB si può usare, diciamo che si può usare con tanti prodotti e non fossilizzarsi magari su, in questo caso, andare contro i segnali che dà il vortex piuttosto che dal mercato stesso. Ovviamente siamo in una fase in questi 2 giorni molto pesantemente ribassista per l'euro-dollaro. Quello che noi, come dicevo poi prima, niente poi vieta al trader di muoversi all'interno dei canali, magari abbinando non il Vortex, magari abbinando l'RSI piuttosto che il CCI. Quindi ovviamente io mi trovo sulla parte inferiore del canale, la linea rossa, non uso il Vortex ma uso il CCI, vedo che magari che qui magari siamo in una fase dove il CCI mi indica, se si usa in modo standard, meno 100, quindi siamo intorno a meno 100, meno 120 del CCI, ovviamente lì niente mi vieta di andare in buy. Però ovviamente la strategia è diversa. Quello che dà, diciamo, il vantaggio che Cioè, lì dà il tu canale intendi fare statale. una strategia in contraria? Esatto. Cioè, quindi piuttosto che abbinare il Vortex, si può usare il CCI piuttosto che l'RSI, quindi l'indicatore di momentum, quindi capire in quel caso anche in quel momento il mercato come si trova, se è in ipervenduto e ipercomprato. Io uso sempre, come in questo caso, come supporto, uso la mia barra rossa del frattale e da lì posso ripartire in salita. Ovviamente non posso abbinare questa strategia con il Vortex, perché il Vortex in questo caso mi direbbe non accettare di andare long, ma solo short in questo caso. Quindi Cioè, come quindi vedi. Alessandro, sul vortex in trend following, cioè quindi fare una Esatto. strategia trend following con l'RSI e il CCI invece fare una strategia in contrarian, giusto? Se ho capito Esatto, bene. si puoi tranquillamente abbinare anche per esempio Fibonacci sui livelli dei canali di frattali e capire effettivamente dove si può spingere comunque un movimento. Ovviamente il discorso del vortex, come hai visto tu, funziona benissimo quando vi è l'incrocio. Quando vi è l'incrocio, se il trader comunque ha la capacità e sia anche l'occhio per capire se ci può essere un incrocio, ovviamente come tu hai visto in casi come questo dell'euro-dollaro piuttosto che anche sull'SD yen. Quando viene incrocio, diciamo che lì non dico che ti dà la sicurezza, perché la sicurezza, come ben sai, non c'è, però ti dà un segnale in più che il movimento potrebbe essere più forte, perché ovviamente essendo leggermente ritardato il vortex, quindi vuol dire che il movimento è già partito. In più, se tu vedi anche la rottura al ribasso del canale, ovviamente quello dà più, diciamo, dà più adito, più importanza a quella strategia che vuoi applicare, quindi in questo caso andando short. Come ti dicevo, però dipende dalla cosa bella dei canali frattali che puoi operare sia trend following oppure appunto, come dicevi tu, in contro trend, quindi sui ritracciamenti. Come vedi in questo caso, anche se tornando all'euro-dollaro, alla rottura della parte superiore, ovvio, si parla di 25 pip, non si parla di tantissimi pip, però comunque il canale dei frattali può dare comunque sempre belle soddisfazioni in questi casi. Come Perfetto, dicevo allora, prima, dimmi. No, no, scusa Alessandro se ti interrompo. no, Magari figurati. quella strategia contraria, potete contattare Alessandro e il suo team direttamente, così chiedete anche poi gli indicatori. Se vuoi far vedere il tuo indirizzo email, così Sì, magari se poi io. avete anche delle domande su quella strategia in contrarian, contattate direttamente Alessandro. All'email che vedete qui oppure sul sito, e io direi di concentrarci su questa strategia di breakout perché ho un po' di domande da parte dei nostri amici trader e io te le leggo così magari rivediamo un po' la strategia. Allora, ad esempio, Nicola chiede se questa strategia può essere applicata sul time frame orario.
Sì, appunto, come mostravo prima, si può anche utilizzare sul time frame orario. Diciamo sempre dipende dall'attitudine, come dicevo sempre, dell'aggressività del cliente. Perché se vediamo in questo caso il classico, il movimento che vediamo prima sull'euro-dollaro, infatti era su un time frame orario, come si può vedere. Se per esempio andiamo su un altro cross, vediamo se per caso, ecco, perfetto, qui c'è un altro esempio. In questo caso noi, se dovessimo guardare semplicemente il vortex, in questo caso non entreremmo al mercato, aspetteremmo. Quindi lì, ovviamente, in questo caso possiamo vedere che il vortex, la parte rossa, la parte ribassista, sta andando a incrociare violentemente la parte blu. In questo caso, ovviamente, la strategia di breakout mi vieterebbe di entrare. Cosa che magari posso vedere meglio invece in questo caso. Un attimo solo, vediamo. Ho Allora, altre ecco, 3-4 domande, quindi magari il tempo. qui lo possiamo, non so se si vede bene, si vede qui anche qua, siamo su base oraria, possiamo vedere benissimo che vi è l'incrocio del vortex che avviene leggermente prima, la rottura del frattale. Del canale frattale, in questo caso appunto sarebbe stato comunque al massimo sarebbe stato comunque un 45 pip portati bene, Dalla però rottura, semplicemente quindi lì devi entrare in modo aggressivo, altrimenti se aspetti magari entravi più in ritardo, però lì comunque lo stop loss è sull'ultimo frattale, no? lo Giusto? stop Così loss rispondiamo ovviamente anche. sarebbe lo stop loss è sul frattale precedente. Sì, lo stop loss è sul Ok, frattale perfetto. precedente. Ovviamente Così lì bisogna rispondiamo capire anche quanto manca alla entrare. domanda. Ok, no, perché Dario ci chiede se puoi ripetere appunto lo stop loss, quindi io per questo ho Ok, preso questo esempio. perfetto. Allora, andiamo a eliminare un attimo ATR. Ok, allora questa strategia vede lo stop loss e i take profit comunque diciamo abbastanza mobili, tra virgolette. Per esempio, se noi andiamo a vedere in questo caso l'USD CAD, io entrerei a mercato seguendo questa strategia solo dei frattali, quindi del canale dei frattali. Quindi essendo abbastanza aggressivo, perché parliamo di un'ora di grafico orario, in questo caso ovviamente io entrerei al mercato in questo momento o aspettando entrerei nella candela successiva, il mio stop loss, cioè il mio rischio, deve essere posto, secondo questa strategia, all'ultimo frattale, in questo caso a questo livello di prezzo. Quindi stiamo parlando ovviamente di un rischio di, in questo caso, di 26 pip più o meno. Come stop loss. Ci sono casi, per esempio, come questo di prima, che il minimo è stato molto, cioè è stata un'ombra molto violenta. Quindi, in questo caso, lo stop loss, la strategia lo vorrebbe su questo livello di prezzo. Se io fossi entrato, per esempio, al mercato qui, quindi parliamo dell'11 luglio, ovviamente lo stop loss a questo livello di prezzo sarebbe stato comunque molto, diciamo, rischioso seguendo il money management. Ovviamente lì bisogna poi anche capire con che tipologia di ordine si entra, cioè quindi la dimensione, il volume dell'ordine. Perché per esempio entrando qui parliamo già di tantissimi pip, quindi lo stop loss in questo caso sarebbe troppo largo. Però ovviamente, come dicevamo prima, di stop loss, quello che vuole questa strategia, quello che consigliamo in questa strategia è comunque o di spostarlo appena usando l'ATR, come abbiamo visto prima, vedendo quant'è la volatilità di quello strumento su quel time frame che stiamo verificando, oppure usando un trailing stop. Quindi ovviamente diciamo che un 30%, un 35% può essere che comunque la posizione si chiuda a zero, cioè quindi che non dia né profitti né perdite, perché magari appunto spostando lo stop loss piuttosto che il trailing stop, ovviamente questo ti fa portare a zero il rischio e magari appunto tornando indietro, ritracciando, se comunque non si sa bene quando chiuderla, non si decide di chiudere la posizione per sfruttare il movimento ribassista o rialzista, in quel caso si rischia di chiudere la posizione a zero. Ma come molti trader sanno, comunque il primo modo per fare profitti è limitare le perdite. Quindi diciamo che la strategia da usare in questo caso è spostare a mano, sarebbe la cosa migliore, spostare a mano un stop loss. Un altro esempio lo possiamo vedere chiaramente qui. Io avrei rischiato a mercato solo 31 pip, in questo caso effettivamente lasciando correre il
Lasciando correre l'operazione, adesso, nonostante qui ci sia una forte fase ribassista, sarei ancora in profitto, come si può vedere da questa indicazione. Oppure Altro possiamo fare come segno. Dimmi. suggerisce Nicola, dove chiede se una volta calcolato lo stop loss è possibile mettere un take profit calcolando un rischio rendimento di 1 a 2. Credo che sia assolutamente di buon senso, Sì, quindi avere comunque esatto. un rapporto di... E poi Sì. Salvatore, che saluto tra l'altro perché caro amico, ci dice sarebbe bello automatizzarlo. Sì, è quello infatti che speriamo, se stiamo studiando la fattibilità di questo, perché comunque, però diciamo che il Santo Graal ancora purtroppo siamo lontani dal trovarlo. Ma quindi non avete ancora pensato un expert per sfruttare Sì. queste, quindi diciamo che Sì, comunque però questa strategia è... bisogna limare i falsi segnali, perché Esatto. appunto sì, una cosa che pensavamo di fare intanto è implementare il Vortex con un segnale allarme proprio sonoro che faccia sì che il trader già sappia appunto quando vi è un suono sulla MetaTrader che in effetti su un cross che stava vedendo vi è stato l'incrocio tra le due linee. Quindi magari non stare sempre lì a vedere, a cercare tra tutti i cross se vi è o no meno l'incrocio, ma già con un effetto sonoro. Quello che pensiamo di fare adesso è vedere di mettere su un expert advisor, vedere se riusciamo comunque. Non è facile perché bisogna limare i falsi segnali, che purtroppo anche con il canale frattali ci possono essere, come si può vedere, magari in certi momenti. Ok, non so se avete già un vostro programmatore, però Salvatore si propone come programmatore se nel caso voleste programmarla Ah, su ok, questo. perfetto, sarebbe una cosa molto. Potrebbe tranquillamente Ecco scriverci. Siamo open a che ti tutti. posso assicurare che uno molto in gamba, oltre 15 anni sulle spalle di programmazione, quindi Ah, beh, magari allora poi lì. vi contattate in privato se non avete già un vostro programmatore. Ok, Perfetto. allora, quindi molto, molto oggettiva la strategia, anche se comunque diciamo, l'uso della discrezionalità è comunque sempre, diciamo che c'è sempre tra noi Il trader fascino comunque del trade, del discrezionali. trader. Esatto. Però comunque c'è oggettività, quindi non sono cose astruse dove magari uno vede una cosa, un altro invece ne vede un'altra. Qui comunque ci sono delle regole precise, poi ovviamente bisogna limare il tutto con... Money management, magari appunto anche Esatto. calcolando un po' la volatilità, ad esempio, come hai detto tu, su quell'ordine lì di 100 pips, io personalmente magari farei comunque l'operazione, però come anche tu hai suggerito, andrei a diminuire la size in modo tale da avere sempre lo stesso rischio. Esatto. Claudio ci chiede se c'è un time frame migliore dove poter operare Allora, e diciamo se hai che fatto questo. funziona, sì, funziona, i migliori risultati si hanno comunque sul daily e sull'H4. Ovviamente quello che noi consigliamo è partire da quella tipologia di time frame. Come dicevo prima, niente vieta a un trader aggressivo di posizionarsi su time frame di 15 e anche 5 minuti. Ovviamente il minuto potrebbe portare a falsissimi segnali più che falsi. Quindi ovviamente perché sul minuto bisogna tener conto che in quel caso bisogna sempre aspettare che comunque un frattale venga ultimato. Diciamo che l'H1 e il 30 ancora, cioè nel senso si può comunque essere più fiduciosi sulle possibilità di riuscita. Quello che le consigliamo è stare su un time frame e intanto partire con l'H4, perché comunque stare lì, capire bene la strategia, capire bene appunto quando sono i falsi segnali e capire quando uscire dal mercato soprattutto, perché come ti dicevo prima, magari uno attende troppo senza mettere il take profit, poi si becca tutto il ritracciamento e alla fine tutto lo studio fatto purtroppo riporta a zero l'operazione. Quindi ovviamente l'ideale sarebbe partire sempre dall'H4, perché comunque statisticamente vengono calcolati, non da noi, ma comunque dagli studi fatti, che vi sono almeno 8-10 segnali al giorno di entrata con questa strategia su ogni singolo strumento finanziario. Quindi, come si può ben capire, 8-10 segnali per. Sull'H4? Sì, Sì, sull'H4 sì. tanto.
Quindi Sì, 8 poi segnali comunque al bisogna, giorno. poi come ben sai, comunque lì dagli studi a verificare effettivamente che sia così, ovviamente ne passa via, sotto i ponti ne passa. Ma Scusami, non contando sia H4, comunque. no, settimanale volevo dire, scusami, sono confuso, settimanale, non... Ah, Però tu ok. devi tenere Quindi conto facendo su questa... sia in trend following che in contrarian, oppure solo sulla Esatto. strategia di trend following. No, 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 su questa strategia, su questa. Perché muovendosi come dici tu, appunto al contrario, quindi sfruttando il ritracciamento all'interno dei canali, ovviamente lì ci possono essere tantissimi segnali, molti di più anche volendo, perché spesso e volentieri, magari, soprattutto quando si è in fase di lateralità, ovviamente muoversi dentro i canali usando magari CCI o magari aggiustando un pochettino con i Fibonacci, si possono fare delle buone operazioni, soprattutto quando il mercato è laterale. Ma in caso di forte direzionalità, come per esempio è solito fare l'oro, o magari gli indici come possono essere il DAX o lo standard, magari appunto in questo caso una strategia del genere può portare a risultati più importanti. Come vedi adesso io sono passato sull'SDK da 30 minuti, vedi che a 30 minuti comunque conferma ancora, usando il fractal channel, conferma ancora il ribasso. Ma se io dovessi usare questa strategia, non accetto in questo momento una posizione ribassista. Cioè, se io dovessi entrare in questo momento, non lo farei mai perché veniamo da un forte trend rialzista e il vortex a 100 periodi mi indica ancora che comunque vi è una forte, diciamo, componente rialzista. Allorché in questo Perfetto. caso ci fosse un incrocio, lì potrei accettare comunque di entrare short. Stesso discorso, per esempio, se vedi qua. Ok, sei stato molto chiaro, quindi hai dato degli ottimi input. Poi ovviamente la registrazione comunque sarà disponibile, potrete rivederla e soprattutto per i vari indicatori potete contattare Alessandro, il suo team, magari se fa rivedere anche l'email e Sì, anche voi. certo. Nel caso vogliate comunque approfondire questo tipo di strategia. Quindi non contattate me per gli indicatori oscillatori, perché comunque non fornisce questo tipo di prodotti. Quindi o contattate Alessandro, oppure non so, fate delle ricerche su internet su come avere il Vortex, perché so, sì, i Fractal sono sulla MetaTrader, ma il Vortex e il canale non ci No, sono di default. purtroppo no. Ok. Perfetto, d'accordo. Allora, se non ci sono altre domande, sì, la registrazione sarà disponibile. Allora, se non ci sono altre domande, io direi che possiamo chiudere il webinar, Alessandro. Se tu non vuoi aggiungere altro, hai qualcos'altro da aggiungere, oppure per Niente, me va buone benissimo. vacanze e buona estate a tutti No, quanti. infatti. E soprattutto, mi raccomando, con l'ESMA, buon ESMA, anche Buonasera a se ci tutti. sarà. Buon ESMA a tutti, anche se ovviamente per noi trader non è, per molti non è una cosa positiva, per molti è una mancanza proprio di una restrizione, una mancanza di libertà e quindi però dobbiamo adeguarci e negoziare con le nuove leve. Io però se posso dire la mia, sono sicuro che con le nuove leve ci saranno meno perdenti sul mercato dei cambi, perché con una leva più bassa si riesce a lavorare molto, molto Esatto, meglio. esatto. Perfetto, grazie a tutti e buone vacanze, a tutti e alla prossima.